Ed eccomi qua, come promesso, per affrontare la Juventus in questo nuovo episodio della carriera allenatore Extreme, nello specialone di calciomercato, il secondo specialone in questa seconda sessione di mercato. Voglio salutare quattro di voi, voglio salutare Giovanni Mecca, Michele Gallitelli, Carlo Tesse e Davide Ascione. Grazie mille per essere passati e guardate Almami Taure, Toure, è meglio dire Toure. E che è il nuovo acquisto di questo Pescara. E come al solito ricordo a tutti, io inizio il calcio d'inizio, inizio la partita e vi voglio ricordare a tutti, ma guardate qua che bel tacco, vi voglio ricordare a tutti che se volete essere salutati dovete passare nella pagina P4 e mettere il vostro like postando lo screen con appunto il like della, mamma mia, con il like della pagina. E quindi mi raccomando, è inutile che mi scrivete qui sotto: ciao, voglio essere salutato, ciao, ciao, ciao. No, dovete passare lì perché ci sono un sacco di altri ragazzi in fila. Attenzione perché c'è la Juventus qua. Brugman, riesco a prendere questo pallone. Vediamo che cosa posso fare con Brugman. Aiuk sulla fascia di destra la va a passare Almami Touré. E attenzione, Brugman, ancora lui. Brugman, Brugman, Brugman. Il passaggio, il tiro e la parata di Gigi Buffon. Verre, avanzo per Zolinski, 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 si accentra, il tiro, il palo, ma è rigore, attenzione ragazzi, è rigore, Giorgione Chiellini ha steso Zolinski in area di rigore, nonostante il palo di Verre, intanto arriva Pereira a fare brutto, ma è inutile, anche se fai brutto, i banditos non ci sono più e quindi non conti più una ciolla. E adesso è arrivato il momento di battere questo calcio di rigore. È arrivato il momento di surclassare questa Juventus dopo l'episodio precedente. Caprari contro Buffon. Sta per battere il rigore. Caprari, il tiro! La parata. Centrale, la parata di Gigi Buffon. Niente da fare, non va a segno il Pescara. Niente, non vado a segno. E allora me la gioco ancora, non demordo. Siamo praticamente al 60° minuto di gioco. Adesso, 60° in questo momento. Caceres, Caceres, il cross in mezzo. Colpo di testa! Non ci credo! All'89esimo! Non ci credo, segna Zaza. Con un Caceres che avanza e fa questo cross. Non ci arriva il nostro terzino Abner, e quindi niente ragazzi, va in rete la Juventus. È un duro colpo ragazzi, è un duro colpo perché perdere negli ultimi minuti potrebbe farci giocare 3 punti preziosissimi per questo campionato che è ancora tutto da vedere, ma diciamo essere lì in alto era un attimino più facile battendo la Juventus. Ci provo ancora con Duarte, il passaggio per Ayan, c'è Abner, attenzione con Paredes, cerco di passarla su in avanti con Touré che sbaglia questo passaggio e riparte Pasquato, e diciamo che questa è la piccola vendetta della Juventus dopo che l'ho battuta 3-0. Si sta dando da fare con Pasquato che sale, Pasquato ancora lui, Pasquato si accende l'area di rigore, Pasquato il tiro e la parata di Leali, come molti di voi mi hanno detto, si beve la Red Bull a colazione perché mette le ali. Attenzione, qui c'è Pereira, la parata, ragazzi, ma quanto è bravo. Cioè, va bene che stiamo perdendo 1-0, ma questa è una parata che valeva veramente un gol. Termina qui il match, 1-0, vince la Juventus e ragazzi, cosa vi posso dire? È andata così. Continua qui la carriera allenatore, ovviamente vado avanti, avanzo con tutte le storie, di calciomercato. Non è finita qui perché se vendo un altro giocatore, ovviamente potrò acquistarne un altro. E io ho sempre qui pronta la mia lista da sfoderare per tanti giovani sconosciuti. Altrimenti, ovviamente, andremo avanti e ci saranno nuovi giocatori nelle prossime sessioni di calciomercato. Non vi resta che guardare l'episodio fino alla fine e guardare Calabria che sale fino al 72. No, in realtà guardate l'episodio fino alla fine perché è anche un piccolo merito mio se vi intrattengo. E per seconda cosa, perché se guardate l'episodio fino alla fine capirete chi vado ad acquistare e chi no.
Va bene, l'offerta del Cavaro non mi interessa, vado avanti a questo punto, andiamo ad avanzare e vediamo cosa succede. C'è il Cagliari, Cagliari che o simulerò o farò in super sintesi. Vediamo, allora, offerte... No, vediamo la relazione su Marin, quant'è? Appena 70, non è salito. Bene così, allora è stato meglio così aver acquistato gli altri e David Lopez accetta la nostra offerta per il rinnovo con uno stipendio maggiorato. Va bene, va bene, va bene. Allora direi a questo punto che è arrivato il momento di mettere giù una rosa importante. Togliamo Madafaka, andiamo a mettere a questo punto ok, andiamo a mettere Rashford. Poi potrei mettere, non lo so, mettiamo Calabria al posto di Touré, visto che anche comunque ha un buon riscontro per quanto riguarda l'umore, e sono quasi tutti su d'umore, a parte... no, vabbè, possiamo mettere Willy Potter, eccolo qua, che abbiamo tolto a Ayuk, così siamo messi bene. Dai, direi che a questo punto va bene così, teniamo anche Drommel, voglio fargli questo regalo, visto che è andata bene, ragazzi... Va bene così. Tra l'altro prima era Drommel, mi sa, non era neanche le ali, ragazzi. Mi sa che ho tirato una gran stronzata. Fa niente. Simulazione tra Pescara e Cagliari. Sono andato a mettere le ali, come avete visto. E subito sbaglia il calcio di rigore Rashford, ma va a segnare il gol Brugman. 1-0 di Brugman. Dai così, ragazzi, dai così. Non voglio perdere altri punti preziosi. Ecco, ne ho appena parlato e segna Pizzelloni Barbo. E vabbè, non voglio perdere punti preziosi e poi mi va a segnare i Balbo. Un pareggio che non mi piace per niente. Va bene. Dai, andiamo avanti, andiamo ai quarti di finale di Team Cup. Ovviamente questa partita la giocherò, perché è molto importante e voglio andare avanti nella Coppa Italia. Tra l'altro David Lopez arriva finalmente al 70. Ci impiega tanto a salire, ma rende parecchio in campo e quindi ne vale la pena utilizzarlo. Avanziamo, vediamo un attimino. Ragazzi, io vorrei provare a prendere qualcuno. Io a questo punto proverei a prendere un giocatore che si chiama Ferri. Cosa voglio fare? Voglio prendere Ferri, però mettendo dentro come contropartita voglio mettere un mio centrocampista. Io non ve lo volevo dire, diciamo che come al solito ci sono sorprese in tutti gli speciali di calciomercato, come del resto questo Ferri qua. E quindi a questo punto ci vorrei buttare dentro Paredes, perché ragazzi, vi dico la verità, vabbè, proviamo con 500 più Paredes. Paredes è molto buono, è molto tecnico, però per come gioco io è un po' lento. Vediamo, se non riesco a prendere lui, boh, magari prenderò un altro giocatore. Ne ho ancora uno qua in lista. Va bene, è troppo bassa, quindi Ferri... siamo ai Ferri corti, battutona proprio da 4 soldi. Vediamo, questi sono invece giocatori che appartengono alle scadenze. C'è Antei, vabbè, ma ragazzi ormai non mi intrigano quelli lì, sono un po' debolucci e sprecherei soldi. Andiamo nell'ufficio, andiamo a vedere le relazioni dei nostri osservatori. 74, non male, pensavo meglio però. Vabbè, 78 Sanchez, ci sta di brutto. Poi, ok, è un 76, ok, fa pure rima. E direi che, vabbè, 75 Pereira. E vabbè, lo mettiamo nei preferiti. Sì, dai, va bene così. Quindi, come avanzare? Io direi che a questo punto vado a giocare questa partita contro la Samp. Vado a giocare questa partita di Coppa Italia, mettendo una squadra adeguata per la Coppa Italia. E andrei a questo punto a mettere magari Drommel ancora in porta. E ragazzi, mi scuso per l'errore. E guardate tutto l'episodio, perché ovviamente io poi dopo me ne accorgo e dico: ah, ho sbagliato, bla 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 bla. Va bene,
direi a questo punto che possono mettere anche Madafak al posto di Rashford o al posto di Zolinski. Non lo so, sono indeciso. Mettiamolo al posto di Rashford, va, che Zolinski è sempre più determinante. Va bene, direi a questo punto che posso mettere anche David Lopez al posto del capitano Caprari. Va bene, quindi vice capitano Brugman, ci sto. Ci posso credere, ragazzi, Madafaka si è risvegliato! Si è risvegliato! 2-1, che 2-0? 2-1, la doppietta di Madafaka. Tra l'altro, ragazzi, sono andato a farla in super sintesi. Vi dico anche il perché: ho avuto dei problemi nella partita, perché ci sono state diverse interruzioni, quindi alla fine ho deciso di metterla senza cronaca, perché la cronaca era un po' una merda e quindi va bene così. Ovviamente poi dopo, quando lo monterò, alla fine troverete la super sintesi. Va bene, allora vediamo di distribuire un po' sto budget. Ragazzi, è un po' una sofferenza, è un po' una sofferenza. Per il momento lo tengo qua un po' così. Bella storia. C'è la Roma da affrontare, e con la Roma posso togliere Madafaka e andare a mettere Rashford, nonostante la doppietta, però è un po' stanchino, e andare a mettere Caprari insieme a Rashford come coppia d'attacco, perché siamo un po' ai ferri corti. L'ho già detto due volte, ferri corti, non lo dico mai. No, è che ci sono tanti giocatori che sono un po' fuori forma, come potete vedere qui. Mettiamo anche Calabria e andiamo a mettere magari un altro difensore, mettiamo Gustavo Henrique, e Oxford lo vorrei tenere, ragazzi, Oxford vorrei tenere e metterei Leali come titolare della porta e Cosiello qui in panca. Direi che... direi che potrei mettere Cosiello qua al posto di Brugman, anche se è appena tornato dall'infortunio. Potrà fare sicuramente meglio di uno stanco. Va bene, ruolo capitano Caprari. Le punizioni le facciamo tirare magari a David Lopez. Sì, punizione di destra ancora David Lopez. Per quanto riguarda quelle da lontano facciamo Caprari. Rigori facciamo Caprari. Va bene. E ok. E quindi, ragazzi, è arrivato il momento di affrontare la Roma, è arrivato il momento di farvi vedere anche la classifica. Questa è la classifica con un Pescara che si trova in quarta posizione con 38 punti, la Roma si trova qui sotto, ottava, quindi io direi a questo punto che potrei tentare, ve lo dico, io potrei anche tentare la simulazione, io ci provo, se perdo punti insultatemi a manetta. Mondial casa mi aspetta. No, non lo so, ragazzi, vedete voi, io ci provo. Perché sono più su, perché non mi intriga questa Roma, è un po' strana. Mentre noi siamo messi belli carichi. Dai, Paredes, gol dell'ex, dai che andiamo. 1-1, gol di Nainggolan. No, il pareggio no. Pareggio. Vabbè, ragazzi, non c'è niente da fare. Se vi voglio far vedere il calciomercato devo giocarle anche, perché non va bene. Io poi dopo le vado a simulare e non va per niente bene. Qua tra l'altro c'è le infinite sfide contro la Juventus. Devo per forza giocarla, quella con la Juve non la simulo, è un casino se no. Va bene, andiamo a togliere David Lopez, andiamo a mettere magari qualcun altro. E a questo punto io direi che
Potrei magari fargli fare il super. Ecco, cambiamo l'esercizio suggerito. Magari gli mettiamo mantieni il possesso e andiamo a simulare il tutto, proprio perché in questo modo qui magari sale, sì, non sale un cacchio. Tra l'altro ha pure tanto di dribbling, 91, sono, è veramente tanto, è veramente. Va bene. Allora, vediamo un po' come termina questo mercato. Vediamo un po'. Aggiornamenti. Pa, 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 pa. Va bene, va bene, va bene. Non ricevo niente, quindi se non ricevo niente, molto probabilmente il titolo sarà il nuovo terzino destro, perché Touré è il nuovo terzino destro di questo episodio. Va bene. Attenzione, Abner al Crotone. Potrei darlo. Però ragazzi, io cioè sono un po' corto con la panchina e quindi magari potrei anche utilizzarlo come titolare, perché non mi sono trovato male in Coppa Italia nelle precedenti partite, anche come quando è entrato in campo contro la Juventus. Va bene. Scusate, vediamo un attimino. Qua c'è un'offerta, vabbè, ragazzi, ormai è andato. Vediamo a questo punto cosa succede. Poi vediamo. Ragazzi, è un po' smorto questo punto, questa puntata di calciomercato. Offerta per Ayuk. Attenzione, potrebbe ribaltarsi tutto. Vediamo un attimino. Con 2 milioni a questo punto e mezzo, vediamo se il Bari accetta. Magari riusciamo a vendere Ayuk e magari riusciamo a fare un pochino di soldi. Vediamo un po' per 2 e mezzo. Mancano 3 ore. 1,9, ragazzi, 1,9. Io a questo punto azzarderei 2 e milioni. Sì, volevo fare 200, ma ho fatto 2. Vediamo a questo punto cosa succede. Dai, ragazzi, fatemi guadagnare qualcosina. Dai. 1,9. Vabbè, ragazzi, a questo punto qua, cosa vi posso dire? Boh, sono indeciso. Anche perché Ayuk non ha fatto poi così male. L'ho preso pochissimo, ho preso 800. Guadagnerei più del doppio. Però rifiutiamo, ragazzi. Vorrei venderlo a più soldi, vi dico la verità. Ho la panchina corta e poi comunque non avrei fatto nessun'altra offerta, perché mancava un'ora. Era troppo poco il tempo. Maledetti voi del Bari che non avete fatto questa offerta prima. Se la facevate prima, mamma mia, almeno riuscivo a prendere qualcun altro. Vabbè, è andata così, ragazzi, è andata così. Andiamo a vedere il rapporto. C'è Brito, vediamo se Brito sale oppure no. È un 63, 87, 93, ragazzi, potenziale altissimo per Edwin Brito. E prossimamente, quando compirà 16 anni, lo prenderò, lo metterò in squadra. Va bene. L'ultimo giorno di mercato si è concluso, ormai lo sapete tutti. È arrivato il momento di affrontare la Juventus. A questo punto Caprari lo rimettiamo qua a sinistra. Andiamo a mettere qui in attacco Zolinski. Andiamo a mettere qua Rashford. Va bene, qua a centrocampo rimettiamo Brugman. Poi mettiamo Ayan al posto di Gustavo Henrique. Va bene. Potrei mettere anche Ayuk. Non lo so. Direi che la rosa. Sì, la rosa mi piace. Utilizzo anche Paredes, che ha fatto il gol dell'ex contro la Roma. Peccato per il pareggio di Nainggolan. Comunque siamo sempre quarti in classifica. Va bene, scendo in campo. Affronto per l'ennesima volta la Juventus. Pescara contro Juventus, sono in casa questa volta ed è tipo la terza o quarta volta che affronto la Juventus in questi ultimi due episodi. Cosa vi posso dire? Il calendario è così, il calendario è capitato in questo modo qui e quindi non posso far altro che affrontare la Juventus, che si trova a pari merito con noi in terza posizione con una differenza reti differente. Ha fatto più gol di noi, anche se noi ne prendiamo pochi, ne facciamo altrettanti pochi. Va bene, tra l'altro devo stare attento a Zaza. Vedete qua, miglior difesa, appena 11 gol subiti e siamo già nel girone di ritorno. È veramente una, cioè veramente una difesa devastante con Oxford e Ayan. Non posso fare altro che
dirvi che sono davvero fenomenali. Paredes qui a centrocampo, Paredes, cerco di avanzare anche se è un po' lento Paredes, attenzione c'è Willy Potter, speriamo in una delle tue magie. Passaggio per Calabria sulla fascia di destra, c'è Willy Potter, ancora lui che si accentra, centro con il pallone ai piedi, passaggio, cambia la fascia, Caprari, Caprari in mezzo per Willy Potter, Rashford, Duarte, Duarte, il passaggio per Zolinski, Zolinski, ancora lui, Zolinski, Zolinski in mezzo per Duarte, Duarte, tiro, la parata e il palo, mamma mia, subito il Pescara, subito attivo, guardate qua il replay, parata e palo, bravo Gigi. Calcio d'angolo, Caprari dalla bandierina, la butta in mezzo, colpo di testa, ma qua attenzione perché viene presa di mano e quindi è rigore, c'è ancora Caprari, il capitano contro Gigi Buffon, questa volta non devi sbagliare, Caprari, Caprari, sulla stessa posizione del rigore precedente, questa volta però non ci arriva Gigi Buffon perché l'ho caricata un po' di più. Mamma mia ragazzi, ho avuto paura, vi dico la verità, ho avuto paura di non fare questa rete come è successo precedentemente, l'ho indirizzata poco a destra, ma è andata 1-0 del Pescara in campionato contro la Juve. Oxford da dietro, questo calcio di punizione, la mando su e qua c'è Willy Potter, attenzione, Willy Potter, Willy Potter, si accentra, Willy Potter, Willy Potter, Willy Potter, il tiro, ma è ancora in campo la palla con David Lopez, sbaglia tutto David Lopez, riparte la Juventus con Zaza, attenzione perché sono gli ultimi minuti di gioco e qui c'è questo fallo che riprendiamo con Duarte. Butta in mezzo Duarte, attenzione, riesce a prenderla, anzi no, qua c'è la Juventus, ultimi tre minuti, c'è un po' di sofferenza, ma se riusciamo portiamo a casa tre punti soffertissimi. Pereira, Pereira, il passaggio per Alvaro Morata, qui che sale sulla fascia di destra, Morata la butta in mezzo, dai, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci, madonna, non ci credo. Non ci credo. Zaza contro le ali, devi pararla, devi pararla, devi pararla. Palo! 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 Che culo! Che culo! Spaziamola via, 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 via! Che culo! Che culo! Che grandissimo culo! Ragazzi, tra l'altro prenderla di mano al 91esimo, 92esimo che è veramente, mamma mia, mamma mia. Vabbè. Le ali, rimandiamola su e speriamo di terminare qui questa gara. È terminata! Ragazzi, che sudata! Sono riuscito a battere la Juventus. Tre punti e ci avviciniamo sempre di più alla vetta. Ora le nostre sfidanti sono il Milan e l'Inter. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Va bene, allora questa partita contro l'Atalanta però io direi a questo punto che andrebbe simulata o comunque, boh, magari la gioco e ve la faccio vedere in super sintesi. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, meno male, sottolineo meno male, altrimenti era dura dura, poi un pareggio, non mi andava a pareggiare, ragazzi. Facciamo la rosa, a questo punto io metterei Abner al posto di Duarte, mettiamo Coziello al posto di Brugman e a questo punto direi di mettere David Lopez magari qui a destra perché se non erro David Lopez può fare anche le D. Va bene, c'è da affrontare l'Atalanta e quindi ragazzi io ve lo dico, la simulo, ve l'avevo anticipato. Mi porto avanti con i match, quindi Pescara contro Atalanta, vediamo per il momento siamo 0-0, mi raccomando scrivetemi qui sotto qual è il giocatore che preferite, tra l'altro c'è Zolinski e Gomez, scrivetemi, sono curioso, voglio sapere qual è il giocatore che preferite all'interno di questa rosa. Ovviamente ci sarà di mezzo Caprari, Zolinski, Rashford, Leali, Oxford, Ayan, questi saranno sicuramente i preferiti. 2-1 ragazzi, 2-1, il Pescara batte l'Atalanta in questa simulazione in casa, portiamo a casa un bel punteggio positivo, perfetto, 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 e quindi, ragà, vi posso dire semplicemente questa cosa qui,
che ci troviamo, vabbè, aspettate un attimo, io faccio questo allenamento così vediamo chi sale, poi dopo vi faccio vedere la classifica, vi faccio vedere, anzi vi faccio vedere anche le prossime partite, così le scegliete voi, vi faccio vedere anche quelle, va bene? Allora, quindi, ovviamente mi raccomando, gli episodi guardate sempre dall'inizio alla fine, in modo tale che potete scegliere anche i prossimi match qua sotto con l'hashtag Pquadro Extreme. Allora, le prossime squadre saranno Genoa, poi vedo la super sfida con l'Inter, la super sfida contro il Milan e poi vedo anche all'orizzonte la sfida contro il... contro la Ternana, non il Crotone, contro la Ternana e vedo anche la sfida delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli. Ovviamente ragazzi dovete sceglierne tre, mi trovo secondo in classifica, considerate anche questo, scegliete tre di queste squadre per vederle in sintesi con la mia cronaca e le restanti con la super sintesi. Vi aspetto nella pagina Pquadro e qui sotto con tanti commenti. Ciao!